L'entusiasmo è alle stelle. Il Napoli di Benitez vince dopo 27 anni al San Siro contro i rossoneri e i tifosi vanno in delirio. Il merito, dicono, è di Benitez che ha cambiato mentalità alla squadra, ma anche della società che ha fatto una buona campagna acquisti, a partire dal Pipita Higuain. Il termine scudetto non è più un tabù e soprattutto questo Napoli ricorda ai supporter azzurri quello del grande Diego Armando Maradona. Grande, grande mentalità, mentalità vincente, ottimo acquisto Higuain e il resto è probabilmente l'anno giusto. Ci sono troppe coincidenze che poi fanno avvenire insomma la realtà che ci deve arrivare prima o poi sta cosa. È stato un Napoli grintoso, insomma, volitivo, insomma. Comunque rispetto alla mentalità insomma di Mazzarri è cambiato tanto, insomma. Noi comunque dobbiamo sempre tanto a Mazzarri, però è un'altra mentalità. Io spero che quest'anno sia l'anno buono, che il Napoli possa combattere per i primi posti, se non per lo scudetto. Mi ha entusiasmato il Napoli, non mi entusiasmavo così dai tempi di Maradona. Ma a stupire è che anche qualche tifoso rossonero ammette che questa volta il Napoli è veramente la squadra da battere. Sono un tifoso di Milan, però comunque è da apprezzare la squadra di Benitez e non certamente quello di Mazzarri, che non ha avuto mai il coraggio di fare turnover e sostanzialmente di far capire comunque che Cannavaro deve anche salire un pochettino su. Complimenti anche al portiere, che secondo me è l'unico portiere in Italia che ha capito la posizione di Balotelli, di come tira i calci di rigore. Quindi complimenti a Napoli e complimenti a Benitez.